Oggi la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, in Abruzzo si fermerà anche nella giornata di domani. È arrivata nella tarda mattinata a Guardia Grele per conoscere la piccola Noemi Sciarretta, 11 anni il prossimo 31 maggio, affetta da atrofia muscolare e spinale, SMA1. Quando le è stata diagnosticata questa terribile malattia, Noemi aveva appena 3 mesi di vita. Ci racconta la sua emozione, prima di tutto da donna. Non vedevo l'ora di incontrarla e finalmente sono stata qui ed è una bimba felice, è una bimba bellissima, è tutta da coccolare e che però ha bisogno di tante tante cure e attenzioni. Loro gliele sanno dare, ma c'è bisogno anche del supporto ovviamente di una rete competente di medici e di tutto il resto. Ecco, terapia intensiva pediatrica, l'associazione Progetto Noemi si batte tantissimo. Certo. Domani avremo anche un tavolo all'Aquila proprio per capire a che punto siamo. So che dei passi avanti sono stati fatti, soprattutto da parte dell'assessore Verì, che si è impegnata insieme al papà di Noemi in questi anni per costruire proprio un percorso, e domani vediamo a che punto siamo. Io spero che per il futuro possa esserci davvero quasi un investimento su questa tipologia di servizio, perché serve a Noemi ma serve a tanti altri bambini, ragazzi, adulti con complessità, insomma, cliniche importanti. Le faccio l'ultima perché noi siamo rimasti particolarmente colpiti al suo arrivo dall'abbraccio tra lei e Andrea. È un abbraccio sentito, sincero, segno di totale profonda condivisione. Condivisione, comprensione, esperienze comuni anche per la mia vita passata, e veramente un affetto che dai messaggi che ci siamo sempre mandati rispetto al percorso di Noemi, alle difficoltà della vita quotidiana, io ho cercato di comprendere, e nella comprensione io mi rivedo anche in loro e cerco di mettermi nei loro panni. Andrea, sentite le istituzioni sempre al vostro fianco, questa è la cosa importante. No, il messaggio più bello è appunto questo, cioè la visita di Alessandra del Ministro è una visita che viene fatta a Noemi, ma in verità racchiude la carezza a tutte le fragilità pediatriche. Gravissime, certo. Perché noi mi rappresenta un mondo nel quale l'istituzione deve potersi fare carico, molte volte anche l'istituzione stessa deve avere quella consapevolezza del problema. Quindi la ministra Locatelli ha visitato le associazioni che si occupano di sociale sul territorio. Tappa Pescara dall'associazione Diverso Uguali. Nel pomeriggio in comune a Silvi Marina, ricevuta da sindaco e giunta. Incontro istituzionale da sottolineare soprattutto per il tema in oggetto, appunto la disabilità. Il primo cittadino, Andrea Scordella. La nostra amministrazione comunale, il nostro comune ha sempre lavorato su questi temi. Oggi la visita della Locatelli naturalmente ci ha dato molto coraggio, molto orgoglio sul lavoro che è stato fatto. Anche perché molto si sta facendo, ma tantissimo deve essere ancora fatto. No? Possiamo dire che la nostra amministrazione è sin dalle prime fasi, quando ha ereditato delle situazioni, soprattutto con la nuova struttura del centro di formazione per i ragazzi più svantaggiati che abbiamo inaugurato 2 anni fa, era una condizione, diciamo, di abbandono. Oggi possiamo dire che tanto è stato fatto, ma tanto ancora dobbiamo fare.